Allora, benvenuti al secondo incontro di statistica per la Digital Economy. Nella prima lezione abbiamo trattato i dati numerici, vettori e matrici composti da numeri. In questa seconda lezione analizziamo altri tipi di dati. I dati che sono qualitativi, espressi tramite parole, insomma, i tipi di dati che ci sono in MATLAB. Finora noi abbiamo fatto matrix of array numeric. Lasciamo perdere int 8, uint, tanto noi lavoriamo sempre con double. Questi interessano alle persone che fanno ingegneria dell'informazione. Bene. Adesso andiamo a vedere altri tipi di dati, per esempio i cosiddetti character. Perciò questo sarà l'obiettivo della lezione, discutere le diverse tipologie di dati e come passare dall'uno all'altro. I dati sono in diversi formati. Andiamo a vedere i character. Dunque, i characters, variabili di tipo characters, sono creati con gli apici singoli. Andiamo a vederlo. Allora, CLC. Allora, scrivo x è uguale a Marco in apici. La mia variabile x contiene il nome Marco. A questo punto io provo a fare x più 0. Marco è un testo. 0 è un numero. Guardate cosa mi dà. 77, 90, 77, 97, 114, 99, 111. Ma come? Marco è un testo più 0 che un numero. Oh, allora vediamo un po'. Cosa pensate che siano questi numeri? Avete mai sentito parlare della codifica ASCII? Ecco, nella codifica ASCII utilizzata in qualsiasi computer, ogni lettera dell'alfabeto viene tradotta in un determinato numero, poi convertita in binario e poi fai i calcoli, però così è la base del computer, no? Per convenzione il 72 corrisponde all'H grande, 77 corrisponde all'M grande, capito? La O piccolo corrisponde a 111. E questa è la convenzione ASCII. Perciò questi numeri, 77 vuol dire l'M grande, 97 vuol dire la A piccolo. Andiamo un po' a vedere, 97, sì, 97 corrisponde alla piccola. Poi R, qua mi dice 114, 114, questo qua corrisponde effettivamente all'R piccolo. Ecco, allora capite che Marco più 3 mi dà un vettore 1 per 5 con questi numeri. Da 77 più 3 passa a 80. Capito? Poi la rappresentazione in termini di character di questo x più 3 era m più 3, hai capito? Sono andato avanti di tre lettere, m, n, o, p, grande. Capito? Mi dica. È certo, su ciascuna, perché questo è un vettore, quella lì è la logica. Se faccio uno scalare più un vettore, lo scalare viene aggiunto a tutti gli elementi del vettore. A capire com'è il ragionamento di base del computer. E questo x-1 in termini di char, l'M grande e perciò diventa L grande. Capito? Quella lettera che c'è prima nell'alfabeto. Ok, A piccolo. Allora, alt 123 è la graffa aperta.
Alt 125 è la graffa chiusa e Alt 126 è la tilde. Va bene? Questi più 0 sono i numerini 123, 125, 126. Certo. E li metto dentro nel mio computer con Alt 123 la graffa aperta, Alt 125 la graffa chiusa e Alt 126 la tilde. Ma funziona per qualsiasi software. È una cosa di base da sapere del proprio computer, eh? Con il Mac è un po' più laborioso metterli dentro, ma con Windows non ci sono problemi. Attenzione poi che c'è il tastierino numerico, devo inserirli con il tastierino numerico, perciò che il tastierino numerico sia attivato. Ok. Dunque, allora vediamo. Allora uno capisce direttamente che ha due punti, cioè ha, vediamo, ha. Poi due punti che è l'operatore per fare la sequenza fino ad arrivare fino a F e mi crea la sequenza da A a F. Questo fino a Z piccolo mi crea la sequenza fino a Z piccolo. Va bene? O se volete da 77 fino a 100 questa sequenza in termini di character, questa sequenza da 77 fino a 100 sono queste lettere. Stessa cosa. Qua li vedo come char, come character, che sono le lettere dell'alfabeto a cui siamo abituati, ma dietro c'è un numero, c'è il numero della codifica hash, Bene, questo capite anche ma come mai è così veloce, perché qua siamo in linguaggio macchina, ogni lettera dietro il computer ha un determinato numerino, Dunque, ok, questi erano i character. Adesso invece vediamo le stringhe. Le stringhe sono porzioni di testo e sono create con le doppie virgolette. Vediamo un po'. Perciò questa X, la classe di X, era character, char, chiamatelo un po' come volete. Adesso Ctrl Shift M, andiamo a vedere questa in memoria, la mia X. Ecco, vedete che qua c'è scritto CH, questo è il simbolo dei character. E ve l'ho fatto vedere che era, lo vedete qua, eccolo qua, il simbolo dei character. Adesso analizziamo le stringhe. Dunque, adesso gli diciamo che questa volta la nostra X è Marco, ma con i doppi apici. Bene? Prima era apici singoli, Marco. Allora, X più 0, a questo punto X più 0 si comporta come ci attendiamo. Questa è la stringa, va bene, più 0. Ok, se Y è Topolino. Qua c'è x e y che sono due str, due stringhe, x più y è Marco e Topolino. Va bene? X più questo, più questo, più questo, Marco, NN, Topolino. Li concateno con il più, va bene, non ci sono assolutamente problemi. Perciò prima era Marco era un vettore di 5 elementi. Il primo elemento era M grande, il secondo A piccolo. No, questi sono degli scalari, sono esattamente delle porzioni di testo. Andiamo a vedere. C'è qualcosa da dire. Ecco, perciò se x è una stringa, x più 0 concatena il contenuto della stringa con 0. Benissimo. Adesso vediamo le cell. Sono degli oggetti, vengono creati con l'operatore aperta graffa e chiusa graffa e possono contenere qualsiasi tipo di dati. Ci possono mettere qualsiasi tipo di dati all'interno, anche di diversa dimensione. Vedete, questo C grande è un cell array di dimensioni 2x3, creato in questa maniera.
Il secondo elemento, l'elemento che è all'incrocio della riga 1, colonna 2, è un vettore. L'elemento che è all'incrocio della riga 2, colonna 2, è una matrice di numeri casuali. E qua ancora c'è una cell che è dentro l'altra cell. Va bene, proviamo adesso a creare questo C in MATLAB. Vado a creare. Allora, ecco, vado a scrivere in maniera pigra, me lo sono copiato ed incollato. Se uno vuole, va bene. Lo scrive direttamente, questo lo facciamo in maniera un po' diversa, questo 20, 40 e 80. Ok, qua ci mettiamo rand 2, 3. Avete visto, questo è l'elemento 1, 1, l'elemento 1, 2, l'elemento 1, 3. Punto e virgola, vado a capo. Poi questa character, questo qua c'è una matrice, vedete rand 2, 3, questa è una matrice. E adesso eseguo questo. Evaluate selection in comma window. Eccolo qua il mio C. Vede che un cell array un oggetto che contiene cose che hanno diverse dimensioni e hanno diversi tipi. Questo come faccio ad accedere agli elementi di C? C1, 2, come sapete, estrae l'elemento che è all'incrocio della riga 1 e colonna 2. C1, 2, però vedete che rimane sempre un cell array. Vedete che vi dice C1, 2, questo è un cell array. Andiamo a vedere com'era C. C1, 2 mi estrae questo, me lo estrae come cell array. Allora, se io faccio C1, 2 più 3, funziona, ma neanche a morire. Per l'operatore cell il più non esiste. Se tu vuoi, devi andare ad estrarre il contenuto che è all'interno dell'elemento 1, 2. Per estrarre il contenuto, questo lo vedremo sempre, si fa con le graffe. Oh, adesso questi qua sono i tre numeri che sono dentro l'elemento 1, 2. Perciò ripeto, C1, 2. Questo è un cell array, C1, 2. C invece con le graffe, C graffa 1,2, mi prende il contenuto, quello che è contenuto dentro l'elemento 1, 2 del cell array. E perciò i numeri 20, 40, 80. Su questi numeri io ci posso fare le operazioni che voglio, certamente. Però se lo estraete con le tonde, non c'è verso che vi funzioni. Valgono le solite regole, poi questo C, allora se invece di C1, 2, C1, 2 punti, tutta la riga. Va bene, con l'estrazione per i numeri di riga o i numeri di colonna. Perciò, con le parentesi tonde ottengo in output una cell, con le parentesi graffe accedo al contenuto. Questo è in sintesi quello che ho cercato di dirvi. Sì, e anche questo è estrazione con tonda oppure estrazione con graffa. Dunque, se ogni elemento della cell contiene un testo, allora si parla di cell array o character. Vedete, tutti questi characters io li ho messi dentro questo cell array. Allora, adesso qua me lo vado a prendere questo. Eccolo qua. Vedete, questo C. La creo, questi qua sono tutti dei nomi, questo qua è un 2x3, eccolo qua, un cell array tutto composto da dei characters. Per estrarre allora C1, 2, se C1, 2 più 0 funziona, ma neanche a morire. C1, 2, C invece graffa 1,2 più 0, cosa mi dà? Questo è un character. E perciò mi dà il vettore di 5 numeri, 1 per 5, cioè i numeri asci che corrispondono a Paolo. Benissimo.
Oh, e anche questo, Seller e Hockey, anche questo l'abbiamo visto. Ok, come ho creato l'array di characters? Vedete che ognuno ha apici singoli. Adesso creo la matrice di stringhe. Vedete che ognuno ha la doppia apice stavolta. Va bene? Questo è str. Lo metto qua, eccolo qua. Allora, str, eccolo qua che lo vediamo. Allora, su str, se questo è un array, uno string array, vedete che ve lo dice string array. Ok, guardiamo l'altro invece, questo C grande. Vedete cell array, in questo caso of characters. Sui nostri string array, sui nostri string array, ecco che funzionano tutte le operazioni che pensiamo, e cioè il più va bene, concatena la prima colonna con la seconda colonna. Bene. Oppure, vediamo un po' tramite po', oh, ecco, posso andare dall'uno all'altro, cioè questo C, che era un cell array of characters. Questo C, e ci metto string di C, eccolo qua, mi diventa uno string array of strings. Posso andare dall'uno all'altro, non ci sono problemi. Ah, con le stringhe funzionano tutti gli operatori logici, perciò il doppio uguale, di 1 1 testo è uguale a Marco e mi dà e restituisce un valore logico. Oppure qua abbiamo str. Quando è che str è uguale a iss? Mi crea una matrice logica e mi va a testare ogni elemento del string array che è uguale a Marco. Vedete, l'output è un logical array che ha un 1 vero in posizione nell'ultima riga e nell'ultima colonna, perché è l'unico che è ISS. Va bene. Se str 1 1 fosse anche questo ISS e str fosse questo, a questo punto, questa operazione, trovami tutti gli str che sono uguali a ISS, mi dà in output una matrice booleana logica che ha un 1 come 1 1 e un 1 che ha in posizione 2 3. Bene. Allora, questo questa la chiamo y. Questa y. Questa y, vedete che è un logical array. Vedete come è rappresentato il logical array? Vedete la casella di spunta? La casella di spunta ormai in internet è una casella che o è vera o è falsa. È una casella booleana, posso fare il check sul segno di mettere il segno di spunto oppure toglierlo. C'è una cosa che ammette solamente due soli valori, vero o falso. Adesso le table, un altro oggetto. Dunque, le table, perciò torniamo indietro, le table siamo qua. Abbiamo visto i numerici, i character, i string, i logici. E adesso le table, e abbiamo visto anche già le cell, ci mancano le table e le struct. Le table, guardate l'icona, vedete che è un insieme e una matrice che però ha anche i nomi delle righe e i nomi delle colonne. Vedete che a sinistra in alto c'è un colore diverso. Infatti questo è il nostro dataset. Nel dataset di Access, di Excel, c'è sempre una prima colonna che contiene i nomi delle righe e la prima riga invece contiene i nomi delle colonne. Dentro poi ci sono dati numerici, ci sono dati di testo, qualitativi, quantitativi e così via. Questo è, lavoreremo sempre noi con le table. Qualsiasi dataset è organizzato, lo organizziamo in table. Vedremo poi come estrarre, anzi lo vediamo tra breve, come estrarre le righe, come estrarre determinate colonne di questa table e come fare le operazioni per trovare gli indici statistici o le analisi multivariate sulla table.
Questa era una piccola panoramica della table. E adesso partiamo dall'esempio che c'è a pagina 37 del testo, cioè partiamo da un array e lo trasformiamo nella table. Poi dopo vedremo come ottenere le table da file esterni. Perciò, questo è il mio input. Questi quattro numeri sono il mio input. Il mio output deve essere questo. Capito cos'è l'input e cos'è l'output? L'input sono solo i quattro numeri che sono dentro la table. La table, vedete, a presentare i quattro numeri in questa maniera oppure in questa maniera è una cosa completamente diversa. Ci sono le intestazioni di riga, di colonna, chiaramente li leggo molto meglio, eh? Perciò partiamo da questi numerini, che sono gli acquisti in euro, il numero di visite dei supermercati. Dove lo facciamo? Lo facciamo qua. Allora, questo diciamo che è x. Mi tolgo tutto, faccio clear all, tolgo tutto quello che ho nel mio workspace. Qua ci sono questi segni perché lui vuole che io inserisca i punti e virgola. Punte virgole, punte virgole. E questo C, come mai c'è quello? Ah, ok, C might be unused. Vediamo perché. Perché mi dice C might be unused? Perché poi è definita sotto C, eh? Guarda, qua è definito C e poi è definito una cosa che si chiama sempre C, eh? E questo va a sovrascrivere questo, eh. Perciò questa lo chiami C1. Eccolo qua, vedete che c'è tutto verde, eh? Vedete come aiuta questa barra, eh? No warning found. Adesso sei pulito come un bambino, va tutto perfettamente, tutte le tue righe di codice, eh? Vedete, se c'era CC, ecco, no. Guardate, questo C è might be unused. Eh sì, perché dopo quando lo lancio il programma con run, io eseguo questa, ma dopo poi eseguo questa istruzione passa sopra questa. Perciò questa era unused. Allora, qua ci mettiamo C1, partiamo da qua, oppure le andiamo tutte a commentare. Come? Tanto non ci servono più. Le ho tutte commentate queste. Allora, come ho fatto per commentarle? Le ho selezionate, comment. Queste adesso sono tutte commento, non vengono assolutamente più lette dal compilatore di MATLAB. Bene, sono solo dei commenti. Allora, adesso ci facciamo la nostra section. Allora, esempio di trasformazione di matrici numeriche in table. Allora, qua ci metto il commento x, matrice numerica di partenza. Poi, nomi delle righe sono media mensile e totale mensile. Allora, questo qua ci metto nomi R, non lo so come le volete chiamare, nomi delle righe. Lo mettiamo come characters o lo mettiamo come string array? Come volete metterli? Quello che volete. Lo mettiamo pure come string array. Allora, media mensile e totale mensile. Media mensile, totale mensile. Qua ci sono i nomi delle colonne, nomi C. Nomi C e sono acquisti e numero di visite. Acquisti. Numero di visite. Va bene. Allora, lancio il mio programma, questo qua lo salvo, untitle, lo chiamo, va bene, untitle 9, vabbè, quello che volete. Run, lancio il programma, lui in memoria ha x, nomi R, nomi C, che sono due stringhe. A questo punto, array to table, array to table di che cosa?
del mio x che deve essere trasformato in table. A questo punto mi dice già, bene, x vuoi trasformarlo in table, dimmi quali sono i row names. I row names sono, li ho chiamati nomi R. Poi, virgola, vedete che figata, dimmi quali sono i variable names. Variable names, e questi sono nomi C. Cioè, proprio, sono cose che se uno è pivello pensa che io ho scritto chissà che cosa, ma è tutto, cioè, col completamento, sono due click, eh? E questa qua la chiamo XT. Ah, variable names, e questo qua era nomi C, certamente. Vedete come scrivo nom e lui in memoria ha nomi C. Cioè, tutte le variabili che iniziano con nom, norm, PDF e nomi C. Ah, siete d'accordo che i nomi delle righe sono nomi R e i nomi delle variabili sono nomi C? Benissimo, run. In memoria, nomi R, nomi C, X e XT. Proviamo a fare il clear se non ci credete. In memoria non c'è niente, nel workspace non c'è niente. Run, eccolo qua. Nomi R, nomi C, X grande, X con T. X con T che cos'è? Eccolo qua. Eccolo qua. Alt. Io qua ho già il formato di visualizzazioni, che formato lo vediamo tra breve. Comunque, vabbè. Questa qua è la mia table scritta per bene con le intestazioni di righe e l'intestazione di colonna. Oppure, vediamo. Altro modo, allora, supponiamo di avere in memoria magari la prima colonna, questi qua sono gli acquisti. Acquisti. Supponiamo di avere la prima colonna, gli acquisti, e supponiamo di avere numero visite. Numero visite, numero visite, numero visite, che sono i numerini 3.7 e 12.157. Ok, supponiamo di partire da questi due vettori che si chiamano acquisti e numero visite. Questi qua sono due vettori colonna. Acquisti, numero visite, due vettori colonna. Ok, prima ero partito da questa matrice. Questa qua era la matrice, guardatela bene, questa qua era la mia matrice. Adesso parto dalla prima colonna e dalla seconda colonna. Adesso parto da questa prima colonna e poi da questa seconda colonna. Li ho selezionati con Alt, è la selezione verticale, eh? Capito? Ma questa è la selezione verticale, funziona anche con Word, questa è una cosa da sapere, eh? È una cosa importantissima, è come funziona la selezione verticale, eh? Ma anche nel cellulare, così, insomma, vabbè. Allora, qua sono gli acquisti, un vettore colonna, quel numero visite sono un vettore colonna. Io gli posso dire table acquisti, virgola, poi numero visite, eccolo qua, table acquisti, numero visite, questo qua è un vettore colonna, e lui cosa fa? Automaticamente il primo vettore si chiama acquisti, e perciò me lo mette come intestazione della table. Secondo vettore si chiama numero visite e usa il nome come intestazione della colonna. Capito che figata? Io le mie variabili table le scrivo e mi formo già la mia table con l'intestazione di colonna. Cos'è che manca qua? Qua manca i nomi delle righe. Vedete, basta che anche se io lo scrivo in piccolo R, lui capisce già che voglio dire row names. Infatti lo uso tantissimo, perché poi non mi ricordo qual è il minuscolo e qual è il maiuscolo. So che è row names, scrivo R e lui già mi propone row names.
Roname scritto con l'R maiuscola e l'N maiuscola. Tabulatore, me lo scrive lui. E già mi propone le cose che sono stringa. Perché qua lui sa che qua ci devo mettere una stringa, perciò non mi propone le cose numeriche, mi propone le stringhe. Ma guardate che come di una logica pazzesca, eh? Cioè, mi propone quello che ci può andare in quel determinato punto, non mi propone tutto quello che le cose numeriche che sono il mio workspace, perché come domi delle righe ci vuole un set array of strings oppure, oppure uno string arrays, oppure un set array of characters, eccolo qua, nomici. Lo faccio. Ronames. All tables must have the same number of rows. Ah, nomi R. Nomi R, questo era il numero visite. Row names, qua mi dice. Ah, dunque, qua mi dice, bene, l'hai specificato con le doppie apici. Utilizza questa sintassi, rowName value, con un apice singolo. Bene, questa è una cosa un po' noiosa, ma va bene. Insomma, questa va bene. Vedete, me lo diceva, guardate, questa probabilmente sarà una cosa che nelle versioni nuove di MATLAB verrà fissata, perché non... cioè, se io faccio questo, dice, guarda, che qua io voglio che tu l'hai specificato in questa maniera con le doppie virgolette, allora utilizza questa sintassi oppure questa sintassi. Oppure questa sintassi sarebbe stato rowNames, proviamolo, uguale nomi R. Nomi R funziona? Certamente che funziona. Certamente, basta leggere quello che ti dice. Puoi figurarsi, un software utilizzato da 10 milioni di persone, e di cui la maggior parte, diciamo così, tra virgolette, sultani, ci mancherebbe che abbia dei bug o qualcosa. Dimmi. Giusto, giusto, l'abbiamo specificato esattamente, esattamente, esattamente. Ah sì, lui non va avanti. E tra l'altro è confondente. Secondo me questa volta sì, tant'è vero che mi ha un po' visto, anch'io sono rimasto 5-6 secondi un attimino interdetto. Non so se avete visto questi 3 secondi che sono stato un pochino interdetto, una cosa che non mi aspetto. È difficile che trovi una cosa che non mi aspetti, eh? Capito? Però me l'ha detto. Probabilmente questa table in qualche modo, chi lo sa, cosa gli va in conflitto internamente, però me l'hanno detto. Dunque. Ah, perché abbiamo dato array to table un comando diverso, eh? Questo invece è table, eh? E ogni comando, ogni funzione ha le sue regole, la sua sintassi, eh? Così va, infatti era altro modo, modo alternativo, eh? Giustissimo, giustissimo, ha fatto benissimo a farmi questa puntualizzazione, eh? Bravissimo, anzi sarebbe quasi una... fare un'altra puntualizzazione del genere, ti do un punto in più, eh? Eh sì, eh. Dunque, adesso vediamo l'estratto. No, prima di vedere l'estratto, guardiamo un attimo allora anche questo isconti, eh. Allora, isconti. Allora, 2,1, che cosa mi dà? Mi restituisce la prima colonna della tabella, bene? Me la restituisce in formato table. Perciò voglio fare questa operazione e non c'è verso. Questo più
E allora, se io voglio estrarre il contenuto, come al solito, devo fare la grafica. Bene. Poi, isconti, punto. E mi fa già vedere, vedete, i nomi delle variabili. Nomi delle variabili. Questo nome è un nome che contiene spazi, e allora lui me lo mette tra virgolette. Perché numero di visite, invece questo non contiene spazi, perciò acquisti, eccolo qua. E vedete, isconti.acquisti mi riporta i numeri, non mi riporta la tevole, invece isconti.tabulatore, questo qua, numero di visite, ed eccolo qua. Similmente per i row names, questo qua era isconti. Allora, vedete, ho fatto x. Ho fatto il tabulatore, x acquisti numero di visite. Allora, proviamo a vedere. Isconti, eccolo qua. Vedete, sconti mi viene già le righe che posso selezionare. Capito? Mi dico. No, medi no, isconti no, allora, isconti qua mi dà con, una volta che faccio il tabulatore mi dà i nomi delle righe, vedi, isconti? Sì? Sì, isconti. Allora, metto tutte le righe, poi metto questo. Numero di visite, ed ecco qua me lo prendo. Forse volevi dire, quando io facevo x punto, facevo x, no, e facevo isconti punto, cioè isconti punto, eccolo qua, mi veniva fuori questo. Questo qua per estrarre il contenuto. Andiamo a vedere le properties. Isconti.properties. Questa qua è una tabella e perciò che proprietà avrà? Vediamo, punto. Eccolo qua, questi qua ci sono i row names, quali sono i nomi delle righe di questa tabella. Questi sono i nomi delle righe, vedete questo cell array. Poi isconti.properties.variableNames e questo è invece i nomi delle colonne. Perciò la table contiene i nomi delle righe, contiene i nomi delle colonne e la table contiene, vediamo, properties, punto, andiamo a vedere description. Description, non c'è niente. Allora ce l'andiamo a mettere. Isconti.properties.description, medie e totale vendite mensili. Vendite mensili. Eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Isconti.properties.description, ecco. Allora, supponiamo che voi caricate un altro dataset, un'altra table. Facciamo il clear della memoria. Adesso, se avete installato FSTA Toolbox, adesso caricate il dataset delle auto. Load car. Load car in memoria vi aggiunge questa table che si chiama car. Se fate load car, vi aggiunge questo. Car è una table che contiene i nomi delle auto e qua le caratteristiche associate ad ogni auto. Salone di Detroit, questi sono dati reali, andate a vederli su internet. L'obiettivo è vedere quale auto è combinata magari per lo più con quality, quale tipo di auto è combinata con style, è percepita dai consumatori con l'attributo style. Cosa, quale auto è, insomma, qual è il segmento di marketing di qualsiasi auto? Questo car, allora car.properties. Allora row names, e queste qua saranno i nomi delle auto. Car.properties invece variable names sono i nomi delle colonne, gli attributi. Car.properties.description, e questo qua. E vedete la descrizione. Pure ci andate dentro anche qua, è car. Car,
Open and Selection, va bene. Dunque, poi andiamo a vedere adesso l'estratto. Sempre andiamo a vedere dove eravamo. Eravamo qua. Questo era l'obiettivo della lezione. Abbiamo visto i logici, le stringhe, i characters, i numerici, li avevamo visti la volta scorsa. Abbiamo visto le cell, le table. Ci mancano le struct. Guardate l'estract come qual è il simbolo della struct. Questo come lo definireste? Forse un rastrello, una cosa che ha tante punte. E questi si chiamano i field, i campi della struct. Vediamo un po' come si crea la struct. Proviamo adesso a creare la struct studente. Struct studente, questo studente ha diversi attributi. Studente.nome, studente.indirizzo, studente.città, studente.media, campi numerici, non numerici, campi che possono essere dei vettori, delle matrici, delle stringhe, qualsiasi cosa. Allora, facciamo il clear della memoria. Studente uguale struct. Ah, mi dice, benissimo. Struct with no fields. Non c'è nessun campo. Adesso ce li aggiungo. Studente, studente, punto nome. Poi, studente. Punto cognome uguale poi studente punto città poi studente punto media studente punto media uguale speriamo che sia molto bravo. Qua oppure gli posso dire studente non so studente punto non so non mi viene in mente nessun nome di un altro field e questo può essere anche un vettore di numeri bene questo field non so qualsiasi cosa oppure se io facevo load car supponiamo che gli posso dire load car o memoria questa car studente punto caratteristiche auto non so car studente punto auto studente punto auto uguale car eccolo qua studente punto auto è una table insomma ogni field può essere qualsiasi cosa può essere un cell array insomma qualsiasi cosa i field possono essere qualsiasi cosa anche una table vedete 39x7 questo era il primo modo di crearlo. Come si crea un extract? Modo 1, per studente uguale extract e ci aggiungi field. Modo 2, invece, io vado direttamente con questo insieme di istruzioni. Extract, nome, il nome, indirizzo, l'indirizzo, città, la città, media, la media. Tutto in un solo colpo. Uno fa un po' quello che vuole. Sì. Crearla. E per estrarre i field ci metti il punto. E per estrarre i field ci metti il punto. Esattamente. E queste sono le sintassi. Questa è una funzione struct, perciò una funzione sicuramente lui vuole la tonda. Certo. E i field come li ho creati e come vengono estratti li ho creati con il punto. Infatti questa è la sintassi, insomma, da conoscere, sono le regole con cui ci interfacciamo queste diverse tipologie di dati, assolutamente. Assolutamente, grazie per la precisazione. Dunque, come si fa a rimuovere un field? RM field. Come si fa a elencare i field? Field names, per esempio. Field names di questo studente e sono i nomi. Nome, cognome, città, media, non so, auto. Ok? Allora, voglio, allora, a questo punto prendere studente.auto, studente.auto e mi viene la mia tabella. Studente, punto nome, ed eccolo qua, il nome dello studente e così via.
Poi nel libro c'è anche un esercizio riepilogativo, vedete questo ST.E è una matrice, questo ST.F è un vettore. E abbiamo terminato adesso. Questa disamina del... ci manca mancano altre cose, però queste sono le principali. Volete saperne di più? Anche dei video in inglese? Ecco, qua ci sono gli indirizzi, ve li andate a vedere. Dunque, adesso andiamo a importare i dati da un file di Excel. E magari lo facciamo, questa volta andiamo nel sito web del corso Statistica per la Digital Economy. Ok, andiamo a prendere questo. Questo file lo andiamo a scaricare, salva collegamento con nome e lo andiamo a mettere, vedete, io non me lo metto dentro download, fate salva, cioè lui automaticamente ve lo mette nella cartella download, qua lo salvo dentro questa mia cartella di temp. Insomma, voi salvatelo dove volete, però dovete navigare con MATLAB nel percorso dove l'avete salvato, ovvio. Ma non salvatelo dentro download, dentro download ci sono mille porcherie indicibili. Sì. No, 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 io semplicemente salvo il file, è un file Excel che mi rimane un file di Excel. Adesso faccio con questa operazione preliminare dal mio server, lo trasferisci nel tuo computer, il file di Excel. Dove lo trasferisci? Lo trasferisci, in questo caso lo trasferisco nella mia cartella locale che si chiama di temp. Basta, e mi rimane un file di Excel, basta. Cioè, prima cosa, prima me lo scarico, Prima lo scarico nella mia cartella di temp e adesso dentro di temp ho questo file. Ok, e mi è rimasto un file di Excel. Mi è rimasto un file di Excel, tant'è vero che posso dire qua, open outside MATLAB, lo apri fuori da MATLAB, perciò te lo apri in Excel, non lo apri in MATLAB, per così gli dai un'occhiata. Open outside MATLAB e te lo apri in Excel. Ok, e questo è il mio dataset. Dataset che contiene i nomi delle righe, poi c'è cognome, nome, questo qua sesso, data di nascita, salario, livello di education che sono A, B e C, C è il livello più alto, B quello intermedio, A è quello di base, va bene, e poi altre due variabili. Ok, adesso tutta questa zona deve essere trasportata in MATLAB. Per farci l'operazione e la devo trasportare in una table di MATLAB. Bene, allora questo lo andiamo pure a variable char, togliamo pure tutto questo. Beh, prima innanzitutto, insomma, se c'è un file qua, cosa ci fate? Una cosa che anche se uno non sa niente completamente, cosa vi viene in mente di fare? Sì, di fare doppio clic. Sì, la prima cosa che viene di fare doppio clic. E infatti, MATLAB è fatto in modo tale che se anche lo utilizzi da pivello, bene, doppio clic, importazione guidata, import selection, import data. Bene, lui l'ha importato in questo qua, in questo oggetto che si chiama firm perché il file si chiama firm.xls e allora lo importa in questa variabile che si chiama firm 107x9 che è una table. Eccola qua, la mia table importata dentro MATLAB. Cioè, una cosa di una semplicità esagerata, ci ho fatto doppio clic e l'ha importato. Il problema magari è se io
in questo dataset di Excel, se in questo dataset di Excel, allora adesso l'apriamo, sono andato nel mio percorso, questo dataset di Excel. Allora adesso, tra virgolette, il file lo incasino un po', e perciò abilita modifica, cosa ci faccio? Qua faccio inserisci e qua ci metto una cosa di disturbo. E poi ci vado a mettere anche un altro foglio e lo metto come primo. Questo foglio 1 e qua ci metto delle cose e qua ci metto magari una sequenza di valori numerici, perché quando caricate il file di Excel, dopo casuale. Ecco, ci metto un bel po' di numeri casuali. Va bene. E gli mettiamo anche duplica foglio. Allora, sposto copia foglio, sposto copia, creo una copia. Ok, ho creato diversi fogli. Bene, i miei dati sono dentro data, qua dentro foglio 1 e foglio 2. Adesso questo lo vado un po' a cancellare, elimina. Benissimo, salva. Adesso questo file di Excel è un pochino, cioè, io voglio un pochino più, tra virgolette, difficile, sì, diciamo pure incasinato. Ecco, questa è la parola giusta che si utilizza in maniera gergale, diciamo. Allora, vado a salvarlo. E ho questo. Vediamo un po', adesso non so cosa possa fare quando faccio la creazione guidata, però a me piace vedere tutto in diretta, così magari imparo qualcosa. Firm XLS, ci faccio doppio clic. Ah. E lui foglio 1, 2, foglio 1 e detta. Ah, eccolo qua, lui prende. Prima di tutto, guardate, qua mi va a caricare tutti i fogli. E questo qua gli devo scegliere il foglio che voglio. Il foglio che voglio è questo, quello buono. Però lui giustamente qua ha una stringa e carica anche questa, vedete? Allora, l'output type, qua gli dico l'output, dove lo vuoi mettere l'output? Vuoi metterlo dentro string array? Vuoi metterlo dentro una matrice numerica? Se l'output lo metti dentro una matrice numerica, che cosa ti fa lui? Lo metti dentro, hai deciso di metterlo dentro matrice numerica e io ti carico solamente i dati numerici. Ti carico solamente quelli che sono in, vedete, output type, quelli che sono in blu, import selection, import data. Andiamo a vedere questo firm S2. Questo firm S2, che cosa mi ha caricato? Solamente i dati numerici e gli altri li ha messo none. Gli ho detto, guarda, mi importa solamente i dati numerici, qua ci sono dei dati non numerici, questo non riesce a vederlo che è una variabile di data, perché giustamente poi è in italiano, 7 settembre, e eventualmente lui lo prendeva magari con September in inglese, ovviamente, oppure numeric matrix, oppure come column vector, ogni colonna viene inserita come una. Con una nuova variabile e vedete qua l'icona vuol dire che ogni andiamo a vedere import selection, import data. Oh, mi ha creato tutte queste variabili. Perciò ogni colonna l'è andata a mettere in una variabile a parte. Andiamo a vedere il workspace, vedete c'è gender, eccolo qua, e che mi dice. Automaticamente me lo dice lui, categorico. Certo, questa è una variabile qualitativa che ha solamente due modalità. Oppure, questa qua è l'altezza, questa qua è l'altezza in termini inglesi, e wage, questo è il salario. D'accordo? Proviamo a cancellare tutto. E riproviamo, vedete, questo è il modo in cui, oppure come se l'array. Come se l'array import selection import data. Firm S2, andiamo a vederlo, l'ha importato come se l'array. Ecco. Se l'array può contenere qualsiasi cosa. Certo. Questi sono tutti i modi, diciamo così, dell'importazione guidata e l'importazione proprio dei pivelli, pivelli, eh.
vero che non lo faccio, non, ma non esiste che uno faccia l'importazione guidata, uno fa tutto a codice e adesso lo vediamo con il codice. Andiamo con il codice, andiamo a creare un nuovo file e lo chiamo primo file, ok. Importazione, importazione da file Excel. Isgrande, allora cancelliamo tutto, clear all. Allora, isgrande è read table, questa qua è la funzione che è create table from file. Allora, read table, ecco, quale sarà il primo argomento di read table? Il nome del file da caricare, certo. Allora, il nome del file da caricare è questo Firm XLS e lo vado a selezionare. Allora, a questo punto è lui che decide in autonomia quale foglio e quale zona andare a caricare, d'accordo? Non gli dico niente, gli dico read table il file. Cosa farà? Non lo so. Andiamo a vederlo. Esegui. Cosa è andato a caricare? È andato a caricare i dati del primo foglio. Bene. Allora, close all, clear all. A questo punto gli diciamo. Poi ci sarà chiaramente sheet, il tipo di foglio. Ok, sheet. E a questo punto lui, guarda, questo è veramente una figata. Lui carica già, lui va già direttamente dentro il file di Excel e va a leggere i nomi dei fogli e me li propone. Guarda, è eccezionale, eh? Il mio dataset si trova nel foglio worksheet to read, si chiama data. Perciò non devo scrivere niente, basta, me li propone già lui. Poi data, poi sheet chiaramente, non sheet. Ecco, dopo cosa devo gli devo dare? Il nome del file, file name. Sheet name, il nome del foglio e poi il range, ovvio. Allora, R, no, allora, R, range, certo, range, e adesso dimmi qual è il range che devi andare a caricare. Certo, andiamolo a vederlo. Open outside MATLAB. Io devo caricare dal foglio date, devo prendere da B1, andiamo un po' a vederlo, da B1 fino a questo che è J108. Da B1 fino a J108. Bene. Da B1 fino a J108. Andiamo a vedere, questa qua è la zona da caricare, da B1 fino a J108. Da B1 fino a J108. Vedete l'operatore due punti. Da A, che è anche l'operatore di MATLAB, l'operatore, insomma, è lo shift, questo qua, l'operatore shift. Quando io voglio selezionare da questo file a questo file, e faccio shift chiaramente, questo invece è l'operatore control che seleziona i diversi file. Da qua a qua, questo è l'operatore shift. Cioè, anche solo in Excel, da qua a qua, questo è l'operatore shift. I due punti del MATLAB. B1 J108. Bene. A posto. Cioè, scrivere questa linea di codice non è una cosa. Insomma, X. E lui l'ha importato come table che è composta da 9 colonne.
Vogliamo una cosa del genere? Assolutamente no. Noi vogliamo una table composta da 8 colonne, non da 9. Perché la prima colonna deve contenere i nomi delle righe e non la prima colonna e i nomi delle righe, non è una variabile. È esattamente in access sarebbe la chiave primaria, il codice di chiave primaria, la variabile che identifica in maniera univoca ogni riga del dataset. Cioè questo che è una table che è 107x9. Vedete qua i nomi delle righe non ci sono, c'è uno fino ad arrivare fino a 107. Questa prima variabile deve andare a finire nei nomi delle righe. Allora, lo facciamo. Read. Scritto read. Read row names è booleano. Certo. Read row names è true o false. Se read row names è true, vuol dire la prima colonna viene letta con i nomi, come i nomi delle righe. Cioè questa x che prima era 107x9, quando lancio il programma diventa una 107x8. Andiamo a vederla come è fatta la mia x, la mia table. Vedete che adesso qua ci sono i nomi delle righe. Bene. Poi, tutte le funzioni comunque in MATLAB sono altamente documentate. Voi andate sopra la funzione help on read table. Bene. Help on read table, oppure fate clic sul pulsante F1. Allora, poi andate qua ad aprirlo, questo. Allora, open in help browser. Vedete, create table from file. Oh, allora, vedete, read table file name semplicemente con il nome del file, oppure read table con tutta una serie di opzioni. File name, allora, se gli do il file name di tipo tick e il file name ha estensione txt, lui capisce che è un file di testo delimitato. E poi ci saranno le opzioni. Allora, qual è il delimitatore? È la virgola, il punto e virgola oppure qualsiasi altro carattere? E poi ci sono questi cosiddetti name value che sono le opzioni da utilizzare. Gli posso dire file type, qual è il mio tipo di file, oppure read row names. Read row names, indicator for reading the first column as row names. L'indicatore per leggere la prima colonna come i nomi delle righe. Il default è falso. Default è falso vuol dire che lui la prima colonna la legge come variabile, non la legge come i nomi delle righe. Perciò il default era falso. Se io la voglio fare in modo che la prima colonna contenga i nomi delle righe, ci devo mettere true, unspecified. Quando viene lasciato non specificato, read table assume falso. Perciò qua assume mettere falso oppure cancellare questa coppia è la stessa identica cosa. Invece, read row names true, invece per farglielo leggere come nomi, la prima colonna deve contenere i nomi delle righe. Andiamo dentro questo X. Cioè, prima colonna contiene i nomi delle righe. A questo punto io qua vado a prendere X, vado a prendere il mio PIL, questa matricola oppure un'altra matricola, eccola qua. Chiudo tutte le colonne e queste qua sono le matricole che ho estratto. Oppure voglio estrarre la variabile che si chiama gender. Gender, basta, come al solito basta che scrivete l'iniziale G, tabulatore, eccolo qua, l'unica variabile che inizia con G è la G maiuscola di gender, anche lì non me ne importa niente ricordarvi se qual è maiuscola minuscola, tanto lo fa lui. Allora, X gender e ho la variabile, questa qua, gender, la variabile sesso, poi
gender, oppure vediamo un po' anche l'altezza e poi qua il peso. Ed eccolo qua. Sempre in formato table. Queste sono sempre in formato table. Pure, supponete che volete questo qua, questo che è l'altezza e il peso, ma non li volete in formato table. Volete estrarre il contenuto, volete estrarre i numeri di questi. Allora cosa fate invece delle tonde? Ci mettete le graffe, certamente. Ok, supponiamo che uno, guardate che riuscite a vedere che fa il matching delle parentesi? Non so, vedete sottolineato, vedete che c'è il matching delle parentesi? Se chiaramente uno si sbaglia e pivello mette la graffa e qua mette la tonda, vedete che la tonda vi dà la tonda con il segnetto. Guarda che sta facendo una pivellata, eh? Cioè ha messo una tonda e prima, lo vedete? Se uno insiste ad essere pivello. Ecco, allora, però guardate, vedete, vedete, vi dice, guarda il tuo problema in questo punto, vedete la freccia? E did you mean che questo era la graffa e si chiudeva con la graffa? Cioè, anche se uno insiste ad essere pivello, dice, guarda che l'errore, è in quel punto lì, e hai aperto con la graffa, devi chiudere con la graffa, ed eccolo qua. Capito? Ditemi come è possibile che uno non riesce a far girare il codice con una cosa di questo tipo. Cioè, io lo trovo misterioso, eh. Poi, oppure posso fare x punto e mi vengono i nomi. Allora, x.wage, estraggo la variabile wage come numerica. X.wage e qua ci posso fare tutte le operazioni qua che voglio. Bene. Questa è una variabile numerica, poi lo vedremo successivamente come fare tutta una serie di operazioni. Andiamo per esempio a farci il nostro boss plot e qua c'è un valore anomalo eccezionalmente grande che ha una retribuzione molto più grande delle rimanenti. Questa. Bene. Poi, allora abbiamo visto i diversi tipi di dati, abbiamo visto come caricare con read.table, abbiamo visto anche diverse opzioni. Questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto, per accedere a diversi elementi della table, anche questo l'abbiamo detto. Notate perciò questa è l'estrazione di sinistra e di destra. Nell'estrazione di sinistra l'output rimane sempre una table, nell'estrazione di destra invece estraggo i numeri. Sì, abbiamo, sì, questo qua assume, sì, che questo qua si chiama X grande, sì, certamente. Senza le parentesi ti vengono fuori solamente il contenuto. Il contenuto. Eh sì, se ci metti il nome. Giusto, giusto. Cioè, bravo che mi hai detto questo. Bravissimo, esatto. Cioè, fare X, bravissimo, esatto. Fare questo. È esattamente uguale a fare x.weight. È esattamente la stessa cosa. Adesso l'andiamo a fare. Questo e questi sono esattamente la stessa identica cosa. Le andiamo a incolonnare a fianco. Questi. No, uno weight, ci devo mettere height anche qua, height. E ce lo mettere height e ce lo devo mettere con l'H maiuscola. Eccola qua, e questi sono esattamente la stessa cosa. Certo, estraggo con la graffa. E una cosa, e anzi adesso vi dico una cosa di più. Una cosa di questo tipo, da 3 a 10, e qua gli dico da 3 a 10, e qua
Qua gli dico invece da 3 a 10, questa sintassi è esattamente questa cosa. Questo è un vettore e vado ad estrarre gli elementi 3, 10. Qua gli dico della mia table X con la graffa, mi prendi gli elementi 3.10 di che cosa? Della variabile altezza. E questo sono esattamente la stessa cosa. Eccolo qua. Vedete, due modi di estrarre. Oppure, qua gli diciamo, mi vai ad estrarre tutti quelli che hanno un salario superiore a 2000 euro. Va bene? X di x.wage maggiore di 2000. E tutte le colonne. Guardate la sintassi. Qua creo questo booleano, x.wage maggiore di 2000, mi va ad estrarre tutte quelle che hanno un salario superiore ai 2000 euro. Facciamolo superiore a 4000, così ce ne sono pochi. Eccolo qua, questi sono superiori a 4000. Oppure, quelle che hanno un salario minore di 4000 e x.wage è maggiore di 3500. Ecco, vedete l'estrazione in base a due criteri, e l'uno e l'altro. Sì, questo perché in questa maniera mi estrae il contenuto, eh? Eh sì. Perché cosa fa questa istruzione? Questa istruzione ti crea una variabile booleana che chiamo bo. Cioè per ogni record questo bo, lui mette, vedete la variabile booleana? Mi mette ogni record, mi mette un 0 e 1. 1 per cui record per cui è vera e 0 i record per cui è falsa. Esatto. Poi gli dico x.bo, lui mi va a prendere quei record lì, quelli per cui la condizione è vera. Dunque. Ah, ecco, e questa qua, perciò questo qua assolutamente, questo qua c'è l'errore, x.weight. Dunque, STR1, STR2, allora, vedete, guardate questo è STR1, questo sono due character dentro questo cell array, questi sono invece due stringhe, uno string array. XSTR1 e XSTR2 producono sempre questo output. Vedete X tonda, perciò mi rimane una table. Dunque, eccola qua. Poi altri, guardate altri modi di estrarre, ecco qua, firm.education, v, firm.gender uguale a m e diversi modi di estrarre i record in base a uno più criteri. Bene, adesso vediamo gli elementi base di programmazione, che sono gli if e i cicli for e while. Sicuramente li avete già visti, dai. I cicli for, chi è avete programmato a volte, avete programmato a volte in C o C++, sì, ecco. Una programmata in C, il ciclo for è veramente il pane quotidiano. Dove averti fatto scrivere Hello World ti spiega nel ciclo, vero o no? Ecco. Perciò adesso mi dispiace, adesso saranno 10 minuti noiosi e questa è il ciclo for è proprio alla base di tutto. Comunque, vediamo gli statement condizionali. Parola riservata if, c'è una condizione.
Se la condizione secondo 1 è verificata, lui esegue statement 1, altrimenti va dentro else if e testa la cond 2. Seconda 2 è verificata, allora esegue questo statement 2. Se non è verificata, allora poi, se queste condizioni non sono verificate, va dentro else e poi chiude. Bene, noi dobbiamo scrivere un programmino che genera un numero casuale dalla distribuzione normale standardizzata e a seconda del risultato mi scrive una stringa. Lo facciamo. New script. Allora, generazione numero casuale da n01. Allora, x uguale randn 1,1. Genero questo numero casuale. Questo numero casuale dalla distribuzione normale. Bene. Come avevamo visto l'altra volta, invece randn 10.000,1 mi genera 1.000 numeri casuali dalla distribuzione normale. Vediamo un po' questo format. Adesso io ho il format con le mie due cifre decimali, eh. Ho il format cosiddetto bank. Il format di default di MATLAB invece è il format short. Questo con quattro cifre decimali, eh. Insomma, uno decide il format quando dici format tabulatore e qua puoi esplorare i diversi modi di visualizzare questi numeri. Format long, andiamola a vedere, format long, vedete, con 14 cifre decimali. Cioè, questo è solamente, ripeto, il formato di visualizzazione dei dati, poi i calcoli li fa tutto in doppia precisione, eh. Ma solamente come io visualizzo i dati nel command prompt. Torniamo al format di default che è short. Allora, viene generato questo numero. Allora, if x è minore di meno 2, allora mi vai a scrivere numero inferiore a meno 2. Else if, se x è maggiore o uguale di meno 2 and x è minore o uguale di 2, allora gli fai scrivere numero compreso tra meno 2 e 2. Else numero superiore a 2. Allora, qua gli facciamo magari fare anche il disp di x, così lo vediamo. Salviamolo, untitled, va bene. Ok, clear, clc, non ho niente in memoria. Vediamo se funziona, run. 0,92, numero compreso tra meno 2 e 2. Run, questo qua, numero compreso tra meno 2 e 2. Dai, generne uno che è superiore, eccolo qua, meno 2,69, numero inferiore a meno 2. Vabbè, di una banalità esagerata. Qua notate che ci ho messo la doppia ampersand e il doppio e, infatti qua me lo dice, guarda che se entrambi gli argomenti sono scalari, allora è meglio che aggiungi il doppio invece del singolo. For performance. Infatti mi dice fix. Sì, ecco. Invece di metterne uno, ne vuole due. E qua mi dice che va un po' più veloce. Cioè, come sempre, MATLAB è utilizzato anche per fare atterrare lo shuttle su Marte. Se è un programmino di 5 righe, non me ne può fregare di meno. Ma se invece quando atterra lo shuttle su Marte che devo avere i dati che mi devono arrivare a miliardi, miliardi di chilometri di distanza, essere un pochino più veloce, chiaramente fa la differenza, eh? Allora, adesso andiamo a vedere allora vi faccio vedere questo. Supponiamo adesso che questi siano, vedete, guarda come lo dice, guarda, questo if. La keyword if,
might not be aligned with its matching end sulla linea 11. Questo non sono allineate. Queste devono essere tutte allineate, deve avere il match in questo, eh? Capito? Allora, ve lo dà già il fix? No. Questo qua non ve lo dà già, non ve lo dà il fix. Il fix è che questo lo selezionate tutto, CTRL A. Poi dopo andate sul destro del mouse e fate Smart Indent. Eccolo qua, che viene tutto incolonnato per bene come deve essere, if, else, and if. D'accordo? Poi, questo, supponiamo che uno è pivello, qua ci scrive l'end. E qua ve lo dice, guarda, an end might be missing. Guarda che tu sei stato pivello, c'è l'if, deve essere chiuso con la tua end. Allora, insisto, e ve lo dà, vedete, ve lo dà bello in rosso qua, eh? Insisto, run. At least one end is missing. Oh, me lo dà in rosso, me lo dà qua, insisto completamente, mi dice che qua c'è l'errore, e va bene. Diamogli questa soddisfazione di scrivergli questo end e adesso va come un gioiellino. Cioè, una volta nel vecchio C facevi andare e non ti diceva niente. Adesso, oh, ma devi essere proprio tosto, tosto, eh? Capito? Qua te lo dice, guarda, c'è bisogno del else o magari else di. Guardate, se scrivo, guardate questo, scrivo else di. Vedete, else, vedete che ve lo coloro in blu, parola riservata. Se mi sbaglio, else di, e lui pensa che sia un'istruzione, else di. Capito? Io cancello la di, ed ecco che me lo mette subito di nuovo incolonnato. Cioè, adesso, una volta col vecchio C, adesso è impossibile non scrivere il programma correttamente. Ok. Allora, i cicli. Un ciclo ripete le istruzioni presenti nel ciclo stesso per tutti i valori dell'indice contenuti in un certo vettore. Qua c'è una condizione per cui quando questa variabile contiene i numeri inseriti in questo vettore, allora lui ripete il processo. Allora, lo vediamo con un esempio. L'esempio, l'esercizio 1.10 del testo, e ci creiamo la nostra sequenza di Fibonacci. Nella sequenza di Fibonacci l'elemento iesimo è uguale all'elemento i-1 più l'elemento i-2. Bene? È inizializzata con F1 uguale a 0, con il primo elemento 0 e il secondo elemento 1. Andiamo a fare. Allora, costruisco la sequenza di Fibonacci. Okay. Qua farlo per i primi n numeri, per i primi n valori, assegnare ad n il valore 10. Bene, n uguale 10. La mia f della sequenza di Fibonacci diventa una, la inizializzo come 0 sen 1. Ok, questa qua la inizializzo come una matrice di 0, un vettore di 0, di 10 elementi. Il primo elemento della sequenza di Fibonacci è 0, perciò non ci scrivo niente, è già 0. Il secondo elemento, è 1. Adesso io devo trovare F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, va bene? Allora, for i che varia da 3 fino a n, for i che varia da 3 fino a n, fi, l'elemento i, andiamo a vedere, l'elemento i deve essere uguale all'elemento i-1 più l'elemento i-2. Vedete com'è la sequenza? L'elemento iesimo deve essere uguale a f di i-1 più l'f di i-2. End. Finito. Salviamo. Eseguo. Andiamo a vedere la nostra F.
Eccola qua, la sequenza di Fibonacci. Lo vedete che 8 è 5 più 3, che 5 è 3 più 2, che 13 è 8 più 5, che 21 è 13 più 8, 34 è 21 più 13. Ok, adesso andiamo, facciamo il clear di tutto. Facciamo il clear di tutto e adesso mettiamo qua il breakpoint. Breakpoint, perciò gli diciamo. Ho messo qua il breakpoint, pose, anche questa è una figata, se pose, l'esecuzione viene terminata alla linea 7. A questo punto run, lui si blocca alla linea 7, non fa il run di tutto, non esegue tutte le istruzioni, si blocca alla linea 7. Nella linea 7, qua la prima volta i è pari a 3. Dai, fammi vedere i uguale a 3. Perciò la prima volta qua F avrà solamente i numeri 0 e 1, vedete che non ha niente. Quando i uguale a 3, lui deve eseguire questa istruzione. La terza è uguale, il terzo elemento è uguale al secondo più il primo. Cioè, l'elemento che mette in posizione 3, f di 3, deve essere uguale a f di 2 più f di 1. Ma f di 2 e f di 1 cosa sono? 0 e 1. E perciò cosa mi fa questa istruzione? Mi mette in posizione 3 il numerino 1. Certo. Capite che questa istruzione, quando i uguale a 3, f di 3 mi diventa 0 più 1, il primo più il secondo. L'eseguo step, benissimo, f di 3, qua nel terzo elemento ci ha messo 1. Poi, and, poi a questo punto step. Lui ritorna sopra, ma questa volta i è 4. Quando ho f di 4, il quarto elemento di f di 4, questo andiamo a vedere questa f, il quarto elemento qua deve essere il terzo più il secondo. Quando i è uguale a 4, riuscite a capirlo, eh? Perciò questo f di questa istruzione, quando faccio step, mi mette qua in corrispondenza del quarto elemento, mi mette 2. Poi vado avanti, step, torna sopra. I questa volta cos'è uguale? I è 5. F di 5, il quinto elemento, terzo, quarto, quinto, deve essere uguale al quarto più il terzo. Il quinto elemento, quando eseguo questa istruzione, deve essere uguale a 3, il quarto più il terzo. Lo vedete? Eseguo l'istruzione, il quinto elemento. Eccolo qua, 3. Poi dopo, ancora avanti, step, questa volta i è 6. Allora, l'f di 6, quando i è 6, deve essere 3 più 2. E qua il sesto elemento mi diventerà 5. Eseguo step. Benissimo, è diventato 5. Poi, step, continuo. Adesso questa volta i è 7. Allora, va bene, continuo, continuo, continuo. Oppure non mi stufo di fare, tolgo il breakpoint, faccio continuo e va fino alla fine. Capito? Oppure la figata di MATLAB, set conditional breakpoint. Tu ti fermi quando i è uguale a 7 con la doppia assegnazione. Ok. Conditional breakpoint, vedete che è un colore, non è che è rosso, che mi dice? Lui va in pausa quando i è uguale a 7. Lui esegue quando i è uguale a 3, i è uguale a 4, 5, 6, 7 e poi va in pausa. Allora facciamo clear all. Non ho niente in memoria, run, e lui è andato in pausa quando i è uguale a 7. Guardate che figata questo, eh? Quando i è uguale a 7 vuol dire che ha fatto i primi le prime 6 iterazioni F, 3, 4, 5, 6, e adesso inserisce questa. Quando i è uguale a 7, questa istruzione mi carica l'F di 7 diventa l'F di 6 più l'F di 5. Qua mi mette il numerino 8, step. E mi ha messo il numerino 8. Continuo e vai fino alla fine. Oh, questo è il modo per fare i cicli. Stessa cosa qua, for. Guarda che questo for non è allineato con questa end.
Capito? Oppure mi dimentico dell'end. Guarda, end might be missing. Lo dice end might be missing. E qua lo dice bello chiaro. E qua faccio run. At least one end is missing. The statement beginning here, questo qua, beginning alla riga 6, doesn't have a matching end. Non ha il matching, non ha l'end che matcha con il for. Sì. Ecco. Allora. Ok, supponiamo che hai questi numeri qua. Qua c'è la tua F. La tua F, F è questa. La metto come vettore riga. Con la sequenza di Fibonacci, cosa devi fare? Che F di 3, l'elemento 3, è l'elemento 1 più l'elemento 2. Eh sì, eh. E ce lo vado a inserire manualmente. Certo, devo fare questa operazione qua e la faccio. L'F che cos'è? O, ok. Poi la sequenza di Fibonacci cosa mi dice? Che l'elemento 4 deve essere uguale a cosa? 2 più l'elemento 3. Benissimo, 2. Poi mi dice che l'elemento 5 deve essere l'elemento 3 più l'elemento 4. Cioè 5 qua ci deve essere un numerino 3. Certo, deve essere questo. E poi il 6, come deve essere il 6? Il 6 deve essere il 4 più il 5. Vuoi stare a scriverli tutti? Istruzione per istruzione fino ad arrivare fino a 1000? No, lo fai con il ciclo. Ma è giusto, se uno non l'ha mai visto prima, è perfettamente lecito questa cosa. Perciò qua io mi metto n pari a 1000, tolgo qua il mio breakpoint e faccio il mio programmino. Questo F, questi qua sono tutti i numeri della sequenza di Fibonacci. Capito? Andiamo a vedere questo F. Tutti i numeri della sequenza di Fibonacci, questi sono i primi 1000 numeri. Chiaramente, puoi mica scrivere che numero 998 uguale 997 più. Ecco, allora fai questo ciclo e lo inizializzi uguale 3 fino a n. Capito? E l'ha scritto in due righe. Hai già capito la potenza della programmazione? Con un ciclo fai qualsiasi cosa e costruisci con 2 o 3 righe di codice qualsiasi cosa. Dunque, allora adesso sono andato anche un po' oltre. Mi date ancora 2 minuti, vi faccio vedere il ciclo while. Volete vederlo da soli? Va bene. Sì. No, no. Io, cioè, allora, la mia posizione è la seguente. Chi vuole imparare, io devo dargli la possibilità di imparare. Se invece vedo uno, non te ne frega niente. Benissimo. Per me non ci sono problemi, capito? Invece se vedo uno interessato, allora mi gaso, mi carico capito? E insomma, mi dà soddisfazione. Allora, questo qua esempio con ciclo for. Ciclo for. Adesso lo facciamo, costruisco la sequenza di Fibonacci con ciclo while. Allora, questo qua andiamo close all, clear all, magari questo lo andiamo anche a commentare. Ok, questo rimane uguale. Adesso while. While. I è minore o uguale a n. Questa istruzione la fai tutte le volte che i è minore o uguale a n e ad ogni ciclo i viene aumentato di 1 e i viene inizializzato con il terzo. Eccolo qua. Allora, i viene inizializzato con i uguale a 3. Perché la prima volta è il terzo è uguale al secondo più il primo quando i uguale a 3.
Poi I aumenta di 1, I mi diventa 4. Vedete, I uguale I più 1. Allora, andiamo a mettere qua il debugging. Ok, run. Run in memoria lui ha che i è 3. Il terzo, quando i uguale a 3, f di 3 è uguale a f di 1 più f di 2. D'accordo? Eseguo questa istruzione. Il terzo è 1, 0 più 1 diventa 1. E i era 3. Vedete che i è 3. Adesso eseguo questa istruzione. I, quanto mi diventa? 4. Bene, step, torno sopra. L'f di 4 è uguale al terzo più il secondo. Cosa sarà quando eseguo questa istruzione? Mi viene 2. Continuo, andiamo a vederlo. Quarto viene 2. Poi I era 4, eseguo questa istruzione, step, I cosa diventa? 5. Benissimo. Step ancora. Allora a questo punto I è 5. L'f di 5 deve diventare 3. Step. Bene. Allora step, 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 step. Allora I quant'è adesso? È 7. Step, step. I quant'è? 9. 9. Poi adesso I quant'è? 10. Ok. L'è andato a fare anche per il decimo elemento, i pari a 10, ok? N cosa gli ho dato? N pari a 1000. Bene, allora andiamo pure a fare continuo e lo fa per tutti. Allora, mettiamoci N pari a 10, così lo fa solamente per i primi 10. Run F solamente per i primi 10. Ok, mettiamo qua il conditional breakpoint. Conditional breakpoint quando i è uguale a 10. Buongiorno. Dunque, facciamo, gli ho detto di fermarsi quando i è 10. Run. Ok, quando i è 10. Quando i è 10 vai avanti, step, step. Datemi ancora 30 secondi. Quando i è 10, vedete, quando i è 10, ho fatto i più 1, 11. Non soddisfa più lo while. Perché lo while è per i minore uguale a 10, allora step finisce. Capito? Sì. Esatto. Qua sei tu che devi implementarlo, eh? Oppure lo incrementi, qua è una condizione. Invece qua sai già il numero, sai già che lo devi far andare fino a 10, i che varia da 3 a 10, visto l'altro. For i che varia da 3 a 10. Bene ragazzi, ci vediamo allora domani nelle aule del laboratorio. Ciao, arrivederci.